caldo sole ci accompagna per questa passeggiata nel Medioevo, a pochi chilometri dal centro di Fasano. Basta percorrere la strada provinciale Fasano-Savelletri, in contrada Sarzano, per immergersi in un tempo lontano, dove la natura regna incontrastata con le tracce di attività umana del passato. La visita, tra ulivi secolari e carrubi, parte dal centro visite, per snodarsi lungo il sentiero che ci consente di scendere sul letto della Lama, antico solco fluviale a carattere stagionale. Basta fare pochi passi per ritrovarci in un'altra epoca, tanto lontana ma così vicina a noi, dove le pareti della Lama sono state sapientemente scavate per ricavare grotte dai molteplici usi. La visita ci conduce, all'ombra di un alto carrubo, alla prima grotta abitazione, dove i numerosi segni lasciati lungo le pareti ci fanno ipotizzare dove potesse essere collocato il giaciglio per dormire. I nostri antenati si sono tanto adoperati per scavare qui, con un lavoro preciso e minuzioso, destinato a ricavare mattoni di pietra da utilizzare altrove e lasciare in negativo le costruzioni rupestri. Lungo le pareti della Lama si susseguono numerose grotte, alcune con funzioni abitative, altre destinate a laboratori artigianali per la produzione e conservazione di prodotti alimentari e non, necessari per la piccola economia di sussistenza dell'epoca. Ma in che epoca siamo? Non siamo nell'epoca buia dell'Alto Medioevo, come ci hanno insegnato a scuola, ma piuttosto in un lungo periodo che va dal X al XIV secolo d.C., anche se si tratta pur sempre di ipotesi, poiché l'archeologia rupestre non ha strumenti certi per la datazione, dato che per scavare, ampliare le grotte, le pareti venivano distrutte cancellando le tracce di epoche precedenti. Al centro di questo villaggio rupestre entriamo in un ambiente insolitamente grande, la chiesa rupestre di Lama d'Antico. La chiesa si presenta a due navate absidate, con volti a botte sorrette da pilastri sapientemente risparmiati dall'attività di scavo dell'edificio, che in tutte le sue parti richiama le coeve cattedrali costruite. Lungo le pareti delle navate e delle absidi sono ancora ben visibili i meravigliosi affreschi che testimoniano l'importanza di tale edificio per l'epoca e rivelano la coesistenza di elementi tipici della tradizione cristiana orientale e latina. Terminata la visita di questa parte di Lama d'Antico, dopo anche una piccola lezione di botanica per le numerose specie presenti, ulivi secolari, fragno, lentisco, carrubo, capperi e ormai raro salvione giallo. Saliamo in macchina in direzione Fasano, ma il nostro viaggio nel tempo non è ancora concluso. Ci aspetta la parte più nascosta della Lama, le chiese rupestri di San Lorenzo e di San Giovanni. Nella chiesa rupestre di San Lorenzo gli spazi sono più piccoli rispetto alla chiesa di Lama d'Antico e richiamano molto la liturgia cristiana orientale. L'abside è riccamente decorata con elementi pittorici di pregio come la diesis bizantina e la figura di San Nicola che chiaramente si riconosce anche ad occhi meno esperti.
Proseguendo lungo la lama scorgiamo numerosi ingressi di grotte, a volte anche celati dalla natura, che negli anni ha riconquistato il territorio. Giungiamo all'ultima grotta della visita, Chiesa San Giovanni, la più buia, dove gli ambienti, anche se stravolti da modifiche successive, hanno conservato molti degli elementi liturgici orientali. Segno questo che probabilmente tale liturgia persisteva negli ambienti rurali, con ricche scene pittoriche raffiguranti scene del Nuovo Testamento e santi. Infatti, in una parete si riconosce ancora San Giorgio nell'atto di sconfiggere il drago. Il viaggio nel tempo volge al termine. Ma torniamo alla frenetica vita quotidiana, consapevoli che proprio vicino a noi la natura nasconde un patrimonio inestimabile e che si sta salvaguardando.